Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 6 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Sul lavoro, giù l'amore. Frizzanti sul lavoro, con il placet della luna in sestile ai vostri brillanti inquilini, Mercurio e Sole, sempre in pista, dinamici e comunicativi e anche gli affari, in controtendenza con le vicende politiche ed economiche filano col vento in poppa. Fortunelli, ma solo su un fronte, perché quello del cuore oggi vi delude profondamente, colpa di Venere che, litigando con l'amante Marte decide di mollarlo, scivolando nella vostra dodicesima casa. Forte la tentazione di prendere esempio, ma forse non è il caso di essere così drastici, come minimo aspettate sviluppi. Amori non corrisposti, illusione sul conto di persone che alla fine ci deluderanno. Sconfitte in amore, tradimenti, ma anche e soprattutto il consultante potrebbe essere innamorato di qualcuno impegnato, sposato, separato, divorziato. Anche i single potrebbero incontrare persone sbagliate o comunque impegnate. Un vero colpo di fortuna interesserà i nati di mercoledì in un orario compreso tra le 13.30 e le 15.30, per tutti gli altri la giornata sarà piacevole senza particolari colpi di scena ma non mancherà qualche gradita sorpresa. Troppi ordini e troppe regole possono generare confusione e non potendo essere ben applicate generano caos. Oggi siate equilibrati e cercate di vedere in tutto la giusta via di mezzo senza eccessi. Pianeti particolarmente lenti, oggi potreste subire l'influenza di qualche persona che vi farà commettere degli errori. Alcuni potrebbero ricevere oggi una risposta negativa a prestiti o mutui. Non desistete subito e cercate altrove. Troverete condizioni migliori e potrete realizzare quello che vi proponete. Abbiate più cura di voi stessi e dei vostri interessi, si stanno per sbloccare almeno due situazioni per il lavoro, la carriera o lo studio. Amore in subbuglio per le coppie di lunga data, avvertirete un po' di stanchezza e cercherete un diversivo alla monotonia. In amore siete troppo distratti in questo particolare periodo, dedicate più tempo alla vita amorosa se non volete seccature che potrebbero piombarvi addosso improvvisamente. Buona la giornata per lavoro e affari, i pochi ostacoli li supererete brillantemente e con abilità. Predisponetevi a incentivare qualcuno che potrebbe darvi dei vantaggi in seguito. Attenzione agli sperperi di denaro, oggi sarete tentati di spendere più di quello che fate normalmente. Chiedetevi se non sia il caso di risparmiare. La vostra personalità potrebbe permettervi di fare grandi passi da gigante con una persona che vi piace. Se sei arrabbiato con la suocera morditi la lingua e conta fino a 10. Un sorriso e un silenzio parlante possono essere più efficaci di una rispostaccia. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. In campo professionale sarà possibile varare nuove iniziative e rilanciare un progetto accantonato. Moti astrologici abbastanza benefici, con Marte vostro nome tutelare in angolo positivo nel segno dell'Acquario. Due pianeti volitivi ed energetici inoltre come Sole e Saturno sono dalla vostra parte. Vi trovate in una forma fisica eccellente e potete contare sulle vostre prerogative migliori. L'unico rischio che questi aspetti celano è quello di un eccesso di esuberanza che può risultare un po' troppo per chi vi sta attorno. Cautela, allora e moderate i vostri impeti. Le stelle di questa giornata di giovedì vedono un Ariete pieno di cose da fare. Aprile e maggio sono i mesi del grande risveglio, quando abbiamo un oroscopo importante finalmente arrivano delle proposte, finalmente arrivare il momento di liquidare anche quello che non vi piace. In un periodo del genere sarà possibile valutare con grande attenzione le proprie capacità. Talvolta avete il presentimento che tutto stia andando per il verso giusto, ma capita anche l'esatto contrario, ovvero che tutto vada nel modo sbagliato. In ogni caso, sono momenti passeggeri. Dovrete pertanto saper sfruttare il momento al top, così come cercare di affrontare al meglio che potete, quello che non è vantaggioso per voi. Sapersi barcamenare è tutto racchiuso in questa abilità ed ogni tanto,
potrete anche assaporare la felicità e la soddisfazione. Luna amichevole quest'oggi, promessa di incontri, novità, insomma, quel poco di allegria che basta a mutare il colore del cielo da grigio in azzurro. Peccato che a sconfessare queste belle promesse provveda il passaggio di Venere in Pesci, dove andrà a raggiungere Giove e Nettuno, tutti quanti tranquilli ma poco influenti nei vostri confronti, perché impigriti e quasi del tutto inattivi in dodicesima casa, dove sostengono casomai le attività interiori, la fantasia, la creatività, la meditazione. Amore ed Eros. In coppia il dialogo è il lievito del rapporto, ma non comunicate solo a parole, chimica, sguardi e silenzi esprimono ugualmente ciò che avete in cuore. Se tra parenti c'è stato un malinteso è la giornata giusta per una cenetta, cucinate voi, magari dalle ricette di mammina, chiacchierando del più e del meno arrivate al nodo del problema risolvendolo una volta per tutte. Le gelosie infantili non hanno più ragione di sopravvivere, riportando allegramente in auge ricordi dell'infanzia. Cari Ariete, per i single si prospetta un buon giorno, approfittatene, ci sono tutte le possibilità di un incontro interessante. Lavoro? Il cielo è molto promettente nell'ambito lavorativo, se non vi piace ciò che fate è il momento di cercare altrove. Magari potete lanciarvi in nuove avventure. La comunicazione è essenziale oggi, soprattutto se si vuole far arrivare il proprio messaggio alla persona che si ama. Potresti dover correre un rischio e, per essere notato, potresti anche doverti esprimere in modi diversi e più originali del solito. La vostra dolce metà non si può certo lamentare di una mancanza di passionalità, avendo voi Marte, il Sole e Venere ben messi per il vostro segno, forze istintivo passionali e razionali attive di tutto rispetto. Siete particolarmente focosi e del tutto genuini nella manifestazione dei vostri sentimenti. Offrirete al partner la possibilità di esprimere quanto ci tenda a voi. I cuori solitari avranno la possibilità di incontrare nuove persone oggi, con cui sperimenteranno curiosità, da appagare poi in seguito. Non si tirino indietro di fronte alle svolte che il destino propone loro. Lavoro e denaro? Mano magica e parola fatata, con queste prerogative svolgete le incombenze domestiche alla velocità della luce e con la stessa fortuna fate la spesa o trattate qualche bell'oggetto al mercatino delle pulci. Pacchia assoluta per chi viaggia, tra borghi antichi o percorsi enogastronomici le chicche della giornata. Il vostro spirito ribelle avrà la meglio. Sentirete un irresistibile bisogno di una maggiore libertà sul posto di lavoro. Ma se starete immobili non accadrà nulla. Dovete darvi una mossa per ottenere quello che più desiderate. La settimana lavorativa prosegue in splendida forma con una Venere armonica. Tuttavia in ufficio non ve ne state a osservare colleghi che apparentemente riescono a fare più di voi. Farete vedere chi siete più avanti, nei giorni a venire. Benessere. Il giusto equilibrio nervoso vi rende vigili ma non agitati, attivi di giorno, tranquilli la notte, finalmente con un ritmo sonno-veglia degno di un essere umano e non di un robot. Oggi apparite allegri, effervescenti. Qualcosa vi è girato bene ma non volete dirlo agli altri. Per dare sfogo alla vostra gioia innescata da un motivo tenuto segreto, organizzate qualcosa con gli amici. Per lei, incontri interessanti e culturalmente stimolanti, ma non illudetevi che c'entrino con il cuore, quello occupa tutt'altro filo. Per lui, caduta di tono e di stile nell'abbigliamento, va bene lo stile casual sportivo, ma oggi è davvero troppo. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.